Con speranza verso un futuro migliore, mi auguro che noi, le nuove generazioni, abbiamo la forza di prendere a carico questo messaggio, della sua forza, e di fare tesoro delle testimonianze a cui la scuola ci ha permesso di partecipare. Mi auguro che vinca l'amore, la pace, le persone buone e che mai nessuna donna debba più piangere sulla tomba del marito e che mai più nessun bambino debba conoscere il padre solo tramite foto e racconti. Saranno loro le sentinelle della legalità nel futuro, le studentesse e gli studenti del progetto Noi ragazzi estranei alla mafia, promosso da Estra in collaborazione con il liceo Vittoria Colonna di Arezzo e l'associazione L'Arte di Apoxiomeno. Tutte le vittime di mafia, con il loro coraggio, non hanno taciuto, hanno denunciato, hanno urlato e hanno rotto quel silenzio e quell'indifferenza che ancora oggi sono la forza delle nuove mafie. La sfida educativa è la sfida più importante per contrastare la cultura mafiosa che, come si sa, in Toscana per fortuna non ha permeato e non ha contaminato il tessuto sociale, ma elegge la Toscana come altre regioni del nord quale luogo dove si commettono reati accessori a quelli mafiosi, cioè riciclaggio o reati finanziari. Quindi la guardia va tenuta alta. Il problema della mafia viene spesso rilegato soltanto al sud. In realtà è una problematica che sussiste in Toscana così come tutto il nord Italia. Un percorso emozionante che ha coinvolto gli studenti aretini in 4 masterclass dedicate alla lotta alla criminalità organizzata. Dunque abbiamo avuto la Maria Rosaria Costa, che è la vedova Schifani, la Monica Dobrovolska, che ha raccontato come e con quali difficoltà Roberto Mancini ha dovuto spiegare che esisteva un problema in una particolare zona della Campania, la famosa Terra dei Fuochi. E poi abbiamo avuto il racconto del prefetto Mori e del colonnello De Donno, che hanno raccontato le indagini a Palermo che hanno portato poi alla sconfitta almeno della mafia stragista della Sicilia. E non per ultimo abbiamo raccontato quello che è successo in via dei Gergofili attraverso la testimonianza dei vigili del fuoco che intervennero nell'immediatezza e dei rappresentanti dell'associazione vittime. Dunque un bellissimo percorso anche emozionale. Abbiamo visto i ragazzi piangere. Un percorso che si è concluso con un convegno al Teatro Petrarca alla presenza anche della Presidente della Commissione Antimafia. Mi hanno lasciato la speranza che giornate in cui si debba parlare ancora di infiltrazioni della criminalità organizzata nella cosa pubblica non ci saranno più. Mi ha colpito molto come in realtà anche fatti così lontani nel tempo come le stragi siano presenti tra questi ragazzi. E spero che loro saranno la fine della criminalità organizzata. Per me è stato un incontro e una lezione di vita che porterò nel cuore e spero che questo viaggio nelle scuole tra noi ragazzi continui, perché di vite e delle vittime della mafia si deve parlare sempre, non solo durante gli anniversari. Le auguro che la vita possa ripagarla per tutto quello che ha dovuto affrontare. Un grande abbraccio, carissima Rosaria, e grazie per l'insegnamento che ha dato e che continuerà a dare. Amanda Moretti.